Salve a tutti, miei cari follower, bentornati dal vostro boss. Come state? Tutti bene? Non mi ricordo di aver fatto questo video, ma penso che sia ora che io dica qualcosa di me. Non per fare audience, non per motivi strani, ma perché è giusto che sappiate la verità. Io fin da bambino sono sempre stato un po' stuzzichino a scuola. Non riuscivo a integrarmi, non riuscivo ad avere amici, non riuscivo a parlare con gli altri, non riuscivo a parlare la stessa lingua dei miei coetanei. Non riuscivo proprio a integrarmi nella società della mia epoca. E avevo tante paure, tante incertezze, facevo fatica a concentrarmi, fatica a comprendere le cose, magari a volte anche più semplici. Soprattutto la matematica, che quella è ostica per tutti. Perché avevo bisogno di un aiuto supplementare, insomma, un aiuto un po' più preciso. Io ho passato un'infanzia, una vita, sempre dal primo giorno in cui sono nato, sempre chiuso in un ospedale, questo lo sapevate già. Ho passato praticamente i miei primi 25-30 anni di vita sempre dentro un ospedale, avanti e indietro. In particolar modo i miei primi 10 anni di vita. Quindi ho passato un'infanzia diversa da tutti gli altri, mentre gli altri si divertivano a Natale, io lottavo per vivere, per sopravvivere. Ed ero sempre in pediatria, sempre in mezzo ad altri bambini che soffrivano, sollevando così col tempo di natura una grossa empatia, un'ipersensibilità. Però mi nascondevo ben volentieri in posti che reputavo sicuri per me. Gli angolini, come li chiamavo io, cercavo sempre un angolo dove nascondermi, magari c'era una coperta, mi coprivo e cercavo di nascondermi al mondo. Non mi sentivo al sicuro fuori da casa, cercavo sempre di stare chiuso in un angolo, anche quando mi portavano a spasso. Io avevo il nonno che aveva la Fiat Uno tre porte e quindi io mi nascondevo di dietro sotto il sedile e stavo lì al sicuro, poteva piovere, diluviare oppure dei tuoni. Insomma, ero un bambino molto insicuro, molto impaurito del mondo, non mi piaceva il mondo in cui vivevo, non mi piacevano i compagni perché mi facevano bullismo, mi hanno anche picchiato, mi hanno dato all'ospedale diverse volte, spaccandomi la testa, facendomi molto dolore, attingendo col mio sangue le pareti della palestra delle scuole, delle suore. Ma ho avuto anche violenza psicologica da parte dei miei insegnanti di italiano, perché ho operato di polmoni alla nascita, facevo molta fatica a leggere, facevo molta fatica a stare al passo con tutti gli altri. E questo non era una cosa facile. Crescendo non è tutto migliorato, diciamo che mi sono fatto forza, grazie a mia madre, a mia nonna, ai miei nonni materni, a mio padre, a mia madre, che mi hanno aiutato. Sul resto sono sempre stato un gran sfigato con le donne, questo c'è poco ma sicuro. Io ho dei momenti in cui passo da un momento di felicità, magari piccolo, perché sono molto brevi i momenti della mia felicità, quando mi sento tranquillo, a momenti di crisi, di pianto improvviso, dove mi basta un pensiero un po' così che mi venga all'improvviso e mi metto a piangere. O anche come adesso che sto leggendo un libro, che io odio leggere a causa di violenza psicologica subita dal mio insegnante italiano, dalla mia insegnante di italiano, che mi ha fatto sempre sentire inferiore agli altri, dicendo che arretravo gli altri perché facevo fatica, quindi nonostante le visite dall'ocopedista per imparare a respirare, per imparare a deglutire, mandare giù la saliva, sono una paralisi a una corda vocale, insomma faccio fatica, ho operato qua. Tuttora io ho odiato sempre leggere. Perdere del tempo a leggere, leggere, leggere. Invece trovi qualcosa che ti interessa e vuoi leggere, vuoi imparare. Il problema è memorizzare. Ad esempio, adesso sto leggendo un libro che parla della Seconda Guerra Mondiale, della fine della Seconda Guerra Mondiale, e parla di omicidi, parla di assassini, di cose brutte. E mi è venuto da piangere così dal nulla. Perché mi sono immedesimato nel dolore di queste persone morte, che vengono uccise e vengono trucidate nonostante la guerra sia finita, solo per un ripicca o solamente per
proprio cosiddetti crimini di guerra che non vengono mai puniti, perché chi vince la guerra non può essere punito. Sbagliatissimo. E con gli anni ho scoperto perché per me casa è tutto, perché io odio uscire di casa, mi piace più stare in casa, cerco sempre di stare a casa. Mi dicono che sono un pantofolaio. Non è che sono un pantofolaio, è che mi sento al sicuro tra le quattro mura di casa mia. Appena guardo fuori mi viene paura, immediatamente il panico, perché non mi fido di nessuno fuori. È un mondo di pazzi, è un mondo va velocissimo, macchine che corrono, bici, monopattini, bici elettriche, pedoni, questo e quella. Cioè, è un mondo pericoloso là fuori, io ho paura. Non voglio avere pericoli, non voglio correre pericoli io, né mettere in pericolo la mia famiglia, perché magari con i miei limiti di salute non sono in grado di prendermi cura della mia famiglia. Anche se ovviamente con la forza da leone che ho tirato fuori in questi anni, ora che ne ho 39 di anni, tra un po', io la forza da leone ce l'ho. Però a volte sembro, faccio dei pensieri un po' infantili a volte. Ma solo a volte cerco di richiudermi in me stesso e ritornare un po' bambino, perché mi piace. Era il periodo più bello in cui mi sentivo al sicuro, finché non ho potuto, non ho dovuto, giustamente, con l'avanzare dell'età, staccarmi dalla sottana di mamma, come si suol dire, e prendere e spiccare il volo con le mie ali, per quanto potessero essere danneggiate e incerte. E con gli anni ho fatto anche dei test genetici e ho scoperto, intorno ai 30 anni, di avere il gene, oltre ad avere problemi di salute basati a livello congenito, ad essere sottoposto ad avere ictus, trombi e infarti, molto pericoloso perché proprio la predisposizione genetica ad avere questi tre problemi, tant'è che i trombi ne ho già avuti, infarti ne ho già avuti, quindi spererei di non avere il terzo, in categoria, perché quello proprio mi distruggerebbe. Però ho scoperto anche che come problematica genetica io sono autistico. Soffro, non si direbbe, ma soffro di autismo lieve. Ed è questo il motivo di tutti i miei vecchi comportamenti, delle mie sensazioni, del fatto che comunque sono un fortissimo empatico e un ipersensibile. Una persona pronta a morire per salvare una persona che non conosco, per salvargli la vita, questa è una cosa che ho sollevato in base alla mia esperienza stando in ospedale, salvando anche chi mi stava vicino, i miei compagni di disavventura. In ospedale io pensavo sempre a quello che era il mio vicino, cercavo sempre di non pensare a me stesso, aiutare il prossimo per me era una missione, era una vocazione, lo è tuttora, anche se per motivi di problemi di schiena, come ben sapete, dal 2013 le mie gambe, diciamo, mi hanno tappato le ali per poter continuare a fare ambulanza e salvare vite umane. Quindi certi miei comportamenti nei miei video a volte sembrano un po' stupido, o anche la mia faccia da culo che ho, che sembra che sia un povero idiota, un povero mentecatto. In realtà è tutto basato su problemi di tipo genetico, ma sul mio autismo lieve, che io non sapevo di avere, e ho capito dopo perché mi hanno fatto tanta fatica a farmi superare la mia sindrome della di, si chiama sindrome della mancanza di concentrazione, cioè una persona che fa fatica a concentrarsi, leggermente a volte era un po' dislessico, nel senso che sostituivo le parole con un'altra, non riuscivo a leggere bene. Non vedevo bene le lettere, le sostituivo, certe volte non riesco a mettere dietro una parola, cioè è tutto correlato a questo. Io adesso non mi voglio più nascondere dietro a questa cosa, né voglio trasformarmi in una vittima, né avere la misericordia o il vittimismo di nessuno dei miei follower, di nessuno, ma voglio essere capito almeno, compreso. Non voglio la pietà, voglio essere compreso e non dico amato, ma voluto bene per quello che sono. Questo è quello che sono io. E per la prima volta vi ho detto tutta la verità. Vi ho detto tutta la verità che potevo dirvi. Prima avevo nascosto qualche cosa per non umiliarmi, ma non era una bugia, la verità la sapevate già. Ho solo omesso delle altre verità per non umiliarmi.
Ma arrivato a questo punto ho deciso di dire tutta la verità su di me e lasciare che la ruota giri a favore o a sfavore di me, di me stesso. Sappiate che vi voglio bene qualunque insulto mi tiriate, vi vorrò sempre bene nonostante qualsiasi cosa mi diciate. Sappiate che io vi voglio bene a prescindere, perché anche se non vi conosco di persona, io vi voglio bene. Grazie di tutti, miei follower cari. Un bacione dal vostro boss. Ciao.